Sindaco Mauro Passalacqua, allora siamo nella giornata in cui si è in buona sostanza consumato il divorzio dei due consiglieri autonomisti, Jonathan Sfera e Carmelo Valentino, dalla maggioranza. Abbiamo sentito parole anche forti dall'onorevole Cateno De Luca. Cosa si sente di dire o replicare il sindaco? Beh, i divorzi, come tutti i divorzi, lasciano strascichi sicuramente, lasciano soprattutto amarezza dentro di me perché se ne vanno due persone, insomma, soprattutto due persone in cui ho creduto e che sono due amici. Sulle valutazioni di De Luca, che ho avuto appena modo di ascoltare, su alcune cose ci sarebbe tanto da dire perché, insomma, le cose si possono illustrare in tanti modi. Io dico all'onorevole De Luca che su Gall, Pist, su altre cose ha incontrato assolutamente il favore dell'amministrazione taorminese. Abbiamo fatto tante cose importanti assieme, le abbiamo fatto nella piena consapevolezza di volerle fare, ma questo non significa che qualsiasi iniziativa l'amministrazione intenderà prendere andremo a chiedere all'onorevole De Luca se lo possiamo fare o meno o se bisogna passare per forza dalle sue proposte. Le abbiamo valutate, la maggioranza ha dato comunque un giudizio netto e mi sembra lo stesso abbiano fatto i sindaci della zona, nonostante le sue email e le sue telefonate di ieri mattina. Non mi sembra che ci sia stato grande seguito alle sue richieste. Che se la sconti con Taormina, quel comune più importante, io posso anche capirlo, però insomma la violenza di alcune cose e l'inesattezza di alcune cose va rilevata. Ecco, sindaco, è stato detto anche che Mauro Passalacqua è, tra virgolette, prigioniero in questo momento di chi, di che cosa? Io non mi ritengo prigioniero di nessuno, se fosse stato prigioniero delle logiche che dice l'onorevole nella sua intervista, probabilmente mi sarei comportato in maniera differente. Ho agito in piena coscienza, ma non ritengo di avere indovinato tutto, però l'ho fatto in piena coscienza, in piena serenità e soprattutto con grande onestà, anche se qualcuno mi dicono su un sito, ha scritto alcune cose non l'avrebbe fatto e neanche Moggi simpaticamente. Io le ho fatte perché credo nelle persone e credo nell'onestà delle persone. Mi riferisco al problema, per esempio, ASM, dove tanto si è detto e fatto, ma dove reputo di aver fatto delle scelte giuste dopo gli errori fatti nel recente passato. Se avessi ceduto ai condizionamenti avrei anche ceduto a questo del gruppo degli autonomisti che da tanto chiede, forse anche legittimamente, anzi legittimamente, un assessorato, ma a loro ricordo, come ho già detto anche ad altri, che la politica non è solo assessorati, non è solo poltrone, ma è soprattutto servizio per il cittadino e per la città stessa. Ecco, gli autonomisti hanno comunque detto o ribadito a conclusione della conferenza stampa di stamane, noi saremmo comunque disponibili a un dialogo porte aperte qualora il sindaco decida eventualmente di azzerare l'attuale esecutivo o i quadri politici in generale di questa maggioranza. Ma io ricordo che i quadri politici di questa maggioranza nascono da una valutazione, forse oggi alla luce odierna anche errata, ma da una valutazione, da delle regole che tutti assieme ci siamo dati nel periodo preelettorale e che, ad esempio, Carmelo Valentino nella veste ha firmato prima delle elezioni. Ricordando a Carmelo Valentino che sino a 3 giorni fa gli ho chiesto di volere andare all'ASM col ruolo principale e che è stato lui sempre a tirarsi fuori, forse in maniera onesta, nel senso che mi ha chiesto di dare la presidenza al suo gruppo e poi avrebbero deciso loro. La mia fiducia andava verso Carmelo Valentino, io l'ho dimostrato, penso che lui lo possa dire assolutamente. Le regole le ho rispettate tutte, anche le regole firmate da Valentino, quindi non reputo. Certo, una registrata ci vuole, oggi pomeriggio alle 4 ho convocato la mia maggioranza, il tavolo politico, per vedere alla luce di quanto sta succedendo cosa sia opportuno fare. Però rispetto, se colpe ho, è quello di essere stato coerente con tutto quello che la mia maggioranza, quella che mi ha portato a fare il sindaco, aveva deciso. In conclusione, a questo punto, sindaco, si potrebbero aprire nuovi scenari politici anche alla luce dei numeri in consiglio comunale? Ah, io non cerco numeri,
nel senso, so che assolutamente la politica si fa con i numeri, ma cerco persone, certo se mi deludono le persone che io reputo più vicino tutto diventa sicuramente più difficile. Anche alcuni atteggiamenti avuti dalla minoranza con cui comunque era aperto un colloquio, anche se insomma minimo, ma con cui c'era aperto un colloquio, alcuni attacchi gratuiti fatti nei recenti consigli comunali, mi riferisco all'ultimo fatto dal consigliere De Vita, peraltro scorrettamente durante una mia assenza istituzionale, non li gradisco proprio per la loro gratuità. Comunque ritengo che ci siano i margini anche per parlare con altre forze che già nel passato mi avevano dato disponibilità assoluta, ricordando loro, scusate se mi ripeto, che la disponibilità a un progetto non si dà solo in base alle sedie che toccheranno, ma si dà in base al fatto di credere in quel progetto.